tengono presenti e dentro insieme? Ma ci vuole possibilità. Anche se oggi ho visto delle grosse, quindi ci pensiamo. L'unica cosa è che non abbiamo i trequartisti, in questo caso, però... È un altro ragazzo? C'è qualche soluzione, si può trovare. Ti ha soddisfatto il ragazzo? Un ragazzo con grande corsa, gioca sempre 200 all'ora, quindi da quel lato lì da parte mia hanno poco da rimproverare, da fare, comunque anche nella fase di un possesso sacrifica un po'. Una squadra tipo quella con cui hai iniziato contro il Cittadella, più Upfeld, ovviamente dovrebbe essere... Sì, dovrebbe essere. Quindi, Greco Grossi Ragazzi, per esempio. Greco Grossi Ragazzi, per esempio. Sì, un po' razzato, però potrebbe essere. Oppure addirittura Giuseppe Grossi... No, Giuseppe Ragazzo e Greco Grossi. La vediamo, ci pensiamo anche. Soddisfatto a Pedro che resta una partita di Castellano? Sì, beh, la prima partita ha fatto bene, insomma, lì ha fatto tutti bene, quindi anche lui è risultato meglio, insomma, credo che tutta la squadra lì abbia fatto molto bene. Lanciano, come te lo aspetti? Attendista? Non scendo volentieri, le partite se le gioca. Hanno tutte e due le fasi, sia possesso che non possesso, è gente allora, hanno un grande entusiasmo, ma stanno bene, questa è una bella cosa in realtà. Sono cresciuti molto loro rispetto al girone d'andata, perché hanno avuto continuità, perché hanno potuto lavorare 7-8 mesi, perché? Ma da fuori come la vedi, insomma? La vedo, hanno continuato ad avere sicuramente poche pressioni, hanno lasciato grande tranquillità ai giocatori e questa volta hanno avuto ragione loro, una volta non è così, però questa volta è andata così. La prova sente un po' di pressione? Ho già detto, la pressione ce la dobbiamo avere per forza, è una posizione in cui siamo, sicuramente sanno benissimo i ragazzi che anche se veniamo da quattro risultati così utili, così positivi, cioè non può interesse vincere, insomma. Non che non ci abbiamo provato da altre partite, per tanti fattori non siamo riusciti a vincere, anche se, ripeto, l'avremmo ovviamente meritato. Borghese che non si è allenato? Ma era un po' stanco, insomma. Però non è dubbio. Sì, adesso non è un problema fisico, anche è un problema di testa. I ragazzi, secondo me, stanno facendo bene, se la giocano con tutti. È chiaro che in questo momento, non, in difesa soprattutto, abbiamo pochissimi ricambi. Abbiamo perso tutti i giocatori di Vinci Abate, quindi siamo contati. Vince a Bate per quanto ne hanno ancora. Tirata di mia. Facciamo aggrediata a Pasquale per poi vediamo. Ancora tre partite, quattro partite. Yes. Allora. A Bate non l'hai mai avuto, due volte, tre volte. No, il problema era queste partite, si poteva dare magari un turno di riporto qualcuno, cioè c'era sempre sul pezzo. Hai solo Simini come alternativa? Sì. E Germania è stato. Sì. Quando poi ti manca qualcuno sembra farlo apposta, anche su chiedi, se succede un episodio che perde il giocatore, non è mai niente, comunque cambia numero, insomma, giocare a Germania, un po' se succede qualcosa. No, ma modo no. Modo c'è, cioè se succede, non dico se succede qualcosa. Come per stare male, insomma. Allora, mio papà.
Noi sabato ci aspettiamo con il tirare le luci. Ma se non lo prende ancora, insomma. Come col canadese due anni fa. Vabbè, c'è andato vicino l'altra volta. Sì. Questa è una delle speciali. Vediamo le soldi che faccio sulla partita che ha fatto a Castellammare, che non abbiamo subito tutti i riporti, se non deve dover regalare. Sarà una gara più o meno difficile da questa gara? Più difficile. Secondo me il Lanciano è in un momento che ha grandissimo entusiasmo perché si è tirato fuori da una situazione difficilissima. E poi sta facendo bene, va a recuperare tutti i risultati. Quanto risultati per il Brescia? È una squadra che non muore mai. Domenica è incappata nella classica giornata storta, però è da 7-8 di tutti. Una volta tanto, però forse sono gli avversari delle due squadre importanti. Sì. Mamma lei. No.